avuto modo di consultare e analizzare il bando di concorso articolo 9 della Costituzione? Allora, professoressa, io ho capito che la Repubblica promuove lo sviluppo della tecnica, della cultura e delle attività scientifiche. Quindi c'è il diritto di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nostra nazione. Per esempio, con questa base sulla pista ciclabile abbiamo l'ex casa del guardiano del fiume che potrebbe essere rivalorizzata. Potremmo visitarla creando dei nuovi progetti per appunto promuovere nuovi posti di lavoro e delle offerte formative alle scuole. Che dite, lo vogliamo fare sul percorso di formazione di cittadinanza e Costituzione? Sì, sì. Siamo vicino alla casa del guardiano e questa dovrebbe essere una pista ciclabile. Ma poi ci giriamo e vediamo tutto questo degrado, con piante, arbusti che non ci dovrebbero essere. Perché l'articolo 9 dice appunto questo, che lo Stato deve tutelare i beni culturali. Quando questo luogo può essere di qualità, si potrebbe edificare al terzo piano, per esempio, un centro dove giovani e anziani si ritrovano. Stamattina siamo andati a visitare la casa del guardiano del fiume. Perché lo Stato non predispone fondi destinati prettamente alle eccellenze territoriali? Per adesso non possiamo fare assolutamente nulla per il semplice motivo che non abbiamo né la competenza né la territorialità per dire facciamo qualcosa su quella casa. Ma potrebbe essere, ne sono sicuro perché a tutti voi è piaciuta, un attrattore bello se riuscissimo a rimetterla almeno come era prima. Si era nel primo decennio del Novecento, quando il genio civile, titolare dei lavori governativi su Sarno, mise mano alla costruzione sulla sponda sinistra del fiume di una casa di abitazione per il guardiano idraulico, il funzionario il cui compito principale, ma ne aveva anche altri, consisteva nel controllo di tutte le operazioni di regolazione delle chiuse, anche dette portelloni, a monte del ponte di Scafati, in rapporto a momenti come oggi in cui la piena e la portata del fiume aumentava. Ma quei graziosi camini a tiraggio naturale che si levavano agli angoli della casa, il fiume che scorreva accanto, il giardino fatato che la circondava, era un attrattore formidabile per i ragazzi di allora. Secondo me il fiume Sarno si possono avere tante aspettative perché comunque può essere anche come via di trasporto, cioè possono essere utilizzati vari scopi. Non è che il fiume diventa pulito un po' alla volta facendo i lavori, cioè più lavori facciamo e diventa sempre più pulito. Insomma, diventerà pulito quando tutto il sistema entrerà in funzione, cioè quando funzioneranno i depuratori, i collettori, la rete fognaria, quando sarà fatto il dragaggio, cioè quando tutte queste cose saranno messe a regime, allora il fiume tu lo vedrai pulito.